Viene. Allora, se lo prende, Don Gesù è diventato vescovo di giorni. Che è bel silenzio? Che è diventato vescovo da pochi giorni. Ah sì? Sì. Dove? Sai che non so dove tu sei. Vabbè. Franco. Siamo in diretta. Siamo qui e perché il nostro dire grazie al Signore
questo uomo sia un grazie pieno, un grazie vero, iniziamo chiedendo un perdono dei nostri peccati, lo chiediamo noi che siamo qui e lo chiediamo insieme a coloro che ci seguono, perché anche altri stanno seguendo questo momento di preghiera. Allora insieme noi che siamo qui e quelli che ci stanno seguendo con i mezzi di comunicazione vogliamo chiedere perdono al Signore per le volte in cui non siamo capaci di dire che Lui è vivo, che il Signore è risorto, che il Signore è vita. Signore che sei vita del mondo, Kyrie eleison. Signore che sei speranza di ogni popolo, Kyrie eleison. Signore che sei la nostra Pasqua, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Altro nome dato agli uomini, nel quale è stabilito che noi
cui siamo salvati. Vedendo la franchezza di Pietro e di Giovanni, rendendosi conto che erano persone semplici e senza istruzione, rimanevano stupiti e li riconoscevano come quelli che erano stati con Gesù. Vedendo poi in piedi, vicino a lui, l'uomo che era stato guarito, non sapevano che cosa replicare. Parola di Dio. Prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, noi non abbiamo ricevuto lo Spirito del mondo, ma lo Spirito di Dio per conoscere ciò che Dio ci ha donato. Di queste cose noi parliamo con parole non suggerite dalla sapienza umana, bensì insegnate dallo Spirito, esprimendo cose spirituali in termini spirituali. Ma l'uomo, lasciato alle sue forze, non comprende le cose dello Spirito di Dio. Esse sono follia per lui e non è capace di intenderle, perché di esse si può giudicare per mezzo dello Spirito. L'uomo mosso dallo Spirito, invece, giudica ogni cosa, senza poter essere giudicato da nessuno. Infatti, chi mai ha conosciuto il pensiero del Signore modo da poterlo consigliare? Ora noi abbiamo il pensiero di Cristo, parola di Dio. Amen.
Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, il Signore Gesù disse ai discepoli: vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi, ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io lo do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbiate timore. Avete udito che vi ho detto: vado e tornerò da voi. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto ora, prima che avvenga, perché quando avverrà, voi crediate. Parola del Signore. Gloria a te. Spiegazioni e dicono: ma perché quest'uomo qui ha detto
Ora ci sembra un fatto lontano, un fatto che non ha niente a che fare con noi, un fatto che non ha niente a che fare con San Francesco di Paola, un fatto che non ha niente a che fare con noi che viviamo questa giornata di festa, di domenica, in cui siamo preoccupati della festa della mamma. Sembra che non abbia niente a che fare con noi. A me pare che invece sia una parola che ha una attualità immensa. Che cosa fa Pietro? E gli altri degli apostoli dicono, si accorgono che Pietro è un uomo senza istruzione. Che cosa fa Pietro? Dona colui che ha incontrato. Che cosa ha fatto la mamma e il papà di San Francesco di Paola? Vi ricordate molto bene, tutti quanti voi sapete la storia. Una coppia anziana, non aveva figli, e però il desiderio di un figlio è grande. Pregano San Francesco d'Assisi. Pregano San Francesco d'Assisi per il dono della fecondità. È una coppia che probabilmente non sapeva né leggere né scrivere, è una coppia semplice. Sa che il Signore c'è. Sa che il Signore interviene, sa che i santi sono i nostri amici e possono dire al Signore intervieni. Chi ascolta queste cose potrebbe dire, ma questa è follia, no, non avvengono queste cose qui. Sa che avviene. Che cosa ha fatto ieri il Papa? Vi ricordate? Ha ricevuto Zelensky. E cosa ha regalato? Non ha fatto accordi economici, non ha fatto accordi militari. Gli ha regalato un ramoscello di vino. Follia. Gli ha detto, non ho né oro né argento. Ti do, abbiamo ascoltato il Vangelo di Giovanni, ti do la pace. Non come la danno gli uomini, non come la dà il mondo. Ti do la pace, è la pace di Cristo, è la pace che perdona, è la pace che sa chiedere e donare perdono, è la pace che rinnova, è la pace che entra nel cuore. Cosa occorre? La mamma e il papà di San Francesco di Paola cosa hanno fatto? Quando hanno avuto il bambino, cosa hanno fatto? Non ha detto adesso abbiamo un figlio, è cosa nostra. Hanno riconosciuto che il figlio è un dono. È il dono di Dio affidato a una coppia, a un uomo e una donna. Non è proprietà. Ed è bello dire questo oggi, nella festa della mamma. È bello che questa festa venga oggi, la festa di San Francesco di Paola venga oggi, è la festa della mamma, perché? Perché ci ricorda che non occorre essere istruiti, occorre essere credenti, occorre avere il cuore aperto a Dio, occorre lasciare, abbiamo ascoltato la parola di Dio, la lettera di Paolo, lasciarci guidare dallo Spirito di Cristo, che non è lo Spirito del mondo. Ecco, una festa che si incrocia quindi con tante suggestioni. Uno potrebbe dire è lontano nel tempo, riguarda i calabresi, è una cosa loro. Che hanno,
riguarda noi per dire che siamo presi dallo Spirito di Dio, non dallo Spirito del mondo, riguarda noi per dire che siamo chiamati a portare pace, non quella del mondo, ma quella di Dio. E allora viene in mente l'episodio, vi ricordate quando San Francesco incontra il gruppo di pellegrini e lui non ha niente da mangiare e chiede da mangiare e loro non hanno niente. E lui dice: guardate nella bisaccia, guardate nella bisaccia, e c'è il pane fresco. Noi subito diremmo: ma un miracolo, noi non siamo capaci. Vogliamo
ripetiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa, lo Spirito Santo la sostenga sempre per annunciare che l'unica salvezza possibile è in Cristo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i ministri ordinati e per tutti i battezzati, non si lasciano sedurre dallo spirito del mondo, ma infiammate dallo spirito che viene da Dio, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per la nostra comunità pastorale, animata dallo spirito consolatore e nutrita dall'unico pane di vita, sia sempre testimone della vita e dell'amore di Dio. Padre di misericordia, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per i ragazzi che oggi si accostano pure la prima volta all'Eucaristia, il dono di grazia che ricevono li aiuti ad essere nel mondo segno vivo e testimoni coraggiosi dell'amore che salva e dona vita. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Vogliamo pregare anche in questa nostra comunità per tutti gli amici calabresi che vivono a Milano. Vogliamo pregare perché la loro presenza sia una presenza che porti il coraggio della fede, come hanno imparato a viverlo guardando San Francesco di Paola. Per questo preghiamo. Accoglio, Padre, questa nostra preghiera. La tua presenza in mezzo a noi sia la presenza dell'amico che dona speranza. Lo sguardo su San Francesco di Paola sia il sostegno alla nostra preghiera per Cristo nostro Signore. Amen. E ora, prima di portare i nostri doni all'altare, come ci ha insegnato Gesù, doniamoci il segno della pace.
E ora insieme confessiamo la fede cattolica e diciamo, credo in un solo Dio. Oh,
Mistero della fede. Celebrando le memoriali della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza per il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, che lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e della tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo. Noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio, San Francesco di Paola e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode. Dona, unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi
In questi istanti, mentre vorrei ringraziare quanti hanno reso possibile questo momento di preghiera, di festa, e vorrei salutare ancora e ringraziare quanti hanno pregato con noi pur da lontano, e vorrei anche dare alcuni piccoli avvisi che riguardano la vita della nostra comunità. E il primo avviso è che noi ambrosiani, assomigliando un po' al Vaticano e assomigliando un po' ai francesi, giovedì facciamo la festa dell'Ascensione. Una volta era in tutta Italia la festa dell'Ascensione, giovedì, noi
noi la facciamo ancora giovedì, noi ambrosiani, anche se non c'è festa, anche se non si fa vacanza, la liturgia nostra del giovedì è quella della festa dell'Ascensione, quindi mercoledì ci saranno le messe vigiliari e il giovedì la messa dell'Ascensione. Poi, un piccolo avviso ancora, anticipiamo che il 25 maggio, quindi abbiamo ancora un po' di tempo, abbiamo 11 giorni, ma il 25 maggio sul Sagrato della Basilica di Santa Maria della Passione si svolgerà ormai l'ormai consueto mercatino benefico per sostenere le attività caritative delle nostre comunità, e quindi la Commissione Caritas e la San Vincenzo. Lo dico così almeno ci ricordiamo. Abbiamo ringraziato tanti, dai campanari a chi ha organizzato tutto questo. Grazie anche ad Andrea e ad Alberto che hanno voluto tirare fuori i paramenti più belli che abbiamo e che si usano poco. Don Cecilio e Don Angelo li portano degnamente, ma sono anche un pochino pesanti, quindi apprezziamo la fatica sia di Don Cecilio che di Don Angelo nel portare questi paramenti molto belli, che sono anche segno di una ricchezza della storia. Ma ecco, e poi chiedo scusa a Don Angelo perché oggi gli ho rubato tutto, gli ho rubato la parola, gli ho rubato, però lui è così buono che... Pane del cielo che ci hai dato, Signore, alimenti in noi la fede, accresca la speranza, rafforzi la carità e per l'intercessione del nostro Santo Padre Francesco ci renda degni della sua benevolenza. Per Cristo nostro Signore, il Signore sia con voi. Che ci concede di celebrare nella gioia la solennità di San Francesco di Paola, vi dia la sua perenne benedizione. Per l'intercessione di San Francesco di Paola, vi liberi il Signore dai mali presenti e vi sproni ad una vita santa del servizio suo dei fratelli. Vi colmi di fede, di speranza e di carità, perché la vostra vita sia ricca di opere buone e possiate giungere alla gioia della vita eterna. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e su tutti i vostri cari. Andiamo in pace. Thank you.
adesso fate foto di gruppo qua. Foto, non più film, foto. Il film. Foto. Pegni, foto. Dai. Fai foto di gruppo, aspetta. Adesso ci metto tutti quanti qua. Fai voto. Fanne tante, vai in tante. Fanne tante, più che ne puoi. Tu sei la Melidori. Melidoni. Tu sei la nipote? Sì, eravamo amici con la sua. Lo so. È per tua zia questa che lei. Grazie. Ok. Chiudiamo con il santo.